Ciao ragazzi e bentornati su Addicted to Games. Io sono Michele e oggi sono felice di giocare insieme a voi Baldrick, un nuovo titolo interamente ideato e sviluppato da due ragazzi italiani. Baldrick è un MMORPG attualmente in alfa, attenzione ragazzi, con alcune feature veramente molto ma molto interessanti e che andremo a provare insieme tra poco. Baldrick, inoltre, sarà presente tra pochi giorni su Kickstarter con una campagna di raccolta fondi. Quindi inseriamo il nome utente e tuffiamoci in questo nuovo MMORPG, tutto italiano. Siamo qui con i due sviluppatori del gioco, Antonio e Kevin. Ciao ragazzi. Antonio è quello vivo, eh? Sì, Ciao, ciao. ragazzi. Ciao. Allora, parliamo un po' delle meccaniche del gioco. Diciamo che Baldrick si propone di essere il morgue definitivo che sarà installato su ogni computer più delle copie di Windows. No, vabbè, Questo l'ho essendo già serio, sentito alcune praticamente. volte, però. Sì, sviluppatore di Doom, forse. Sì. E, diciamo che questo gioco ci è venuto, l'idea del gioco è venuta dopo aver buttato i migliori anni della nostra vita nell'arte del nerding, tutti i più disparati morghi e giochi di ruolo in single player. E ci è venuto in mente perché non fare un gioco dove la spada la puoi guidare praticamente, la puoi portare dove vuoi. Ci siamo Fare le ispirati. cose zozze con la Fare spada. le, sì, in totale Giustamente. libertà. Poi Kevin giocava molto ad Arts Fatalis, e quindi diceva: perché fare un sistema di spellcasting molto simile, però un po' più epico, col libro e Cioè, tutto? diciamola, diciamola in parole povere, ci siamo rotti il cazzo dei giochi dove quando clicchi fai l'attacco, quindi diventa praticamente premere 1, 2, 3, 4 sulla Questo è, tastiera. diciamo, più dinamico. Esatto, cioè questo è comunque un morph, no? Però ha queste Esattamente. meccaniche un po' più articolate per dare un po' la libertà dei Allora, per esempio, personaggi. facciamo vedere questo libro delle magie con le magie a sinistra. Possiamo selezionarle e direzionarle in Sì, si questa maniera. combinano le rune Sì. che costruiscono gli elementi e si origina la magia. Insomma, se le rune corrispondono a una sequenza ben precisa, si ottiene l'incantesimo. È Chiaramente a patto interessante. che ci abbia del mana sufficiente, se no non ha origine nessun tipo di incantesimo. Si era pensato di non dare sulla sinistra l'elenco delle combinazioni, di dare libertà di sperimentare ai giocatori, però poi si è visto che le combinazioni sono così tante che sarebbe risultato poi noioso e troppo macchinoso, insomma. A cosa vi siete Diciamo. ispirati un po' quando avete Guarda, inizialmente sviluppato? quando abbiamo iniziato a programmare Baldrick volevamo proporre qualcosa di molto simile a Sphere the Reborn, che era un gioco della Sempre della Calicanthus. Calicanto, sì. Anche esatto. Poi man quella in prima mano che persona, mi io sembra, sì. imparavo ad usare Unity, no? Sì. Perché io fino a 5 mesi fa non sapevo neanche cosa fosse, mi sono messo a sperimentare tutto queste cose particolari che negli altri giochi non si notano. Nel stesso punto io sempre mi chiedevo, vabbè, ma siamo arrivati a fare Skyrim, perché ancora la spada devi cliccare col mouse e dare la spadata? Oddio, magari non è realistico, sembrerà un personaggio che va a zappare sui mostri dopo che si farà un po' di PvE, no? Però diciamo che è più divertente, cioè non c'è né proprio paragone È una rispetto a scelta un po' cose del genere. diversa dal solito, sì. Esatto. Comunque noi, essendo ex giocatori di Mortal, eccetera, cioè Mortal Online, Arx Fatalis, poi vabbè, i vari Baldur's Gate, e in più le sessioni di Dungeons & Dragons fatte fino alle 4 del mattino, abbiamo cercato di dare una sorta di libertà che nei giochi online non è molto concessa. Ad esempio, quando uno comunque fa un morph, no? Non puoi, per esempio, ammazzare l'NPC che sta camminando in mezzo alla strada, diciamo. Non puoi andare a uccidere la gente così random. Ecco, questo è stato Come sto facendo io. quello che ci ha spronato a creare qualcosa di come la si vede adesso, insomma. Quindi che Bene. feature principali vorrete implementare fino alla release?
Dunque, allora le feature principali del gioco su cui si basa sono, vabbè, movimento libero, libertà assoluta di fare tutto ciò che ti pare, nel senso noi non è che abbiamo una regola precisa quando sviluppiamo il gioco, noi cerchiamo di dire, vabbè, ma questa cosa la potresti fare in una sorta di universo fantasy, sì, ok, la facciamo, ad esempio. Ti faccio un esempio concreto. Ci sono dei castelli che puoi conquistare, no? Puoi conquistare queste fortezze che sarà poi l'endgame del gioco, sarà basato su quello, diciamo, andare a conquistare queste fortezze, se vuoi poi ti porto, andiamo a fare un giro col cavallo. Allora, queste fortezze, no? Io ho pensato, ho detto, vabbè, ma perché la gente le deve conquistare queste fortezze? Allora, innanzitutto per avere, vabbè, un controllo maggiore sul territorio, perché comunque, diciamo, puoi spawnare nella fortezza, quindi c'hai tutti questi vantaggi tattici, diciamo, ma in più ho inserito il fatto, cioè inserirò il fatto che ogni fortezza ti darà un'arma specifica, un'arma d'assedio specifica, che significa, ad esempio, se uno conquista la fortezza che sta sulla montagna, potrà avere, non lo so, la catapulta, ok? Quindi tu puoi acquistare la catapulta. Allora, qui entra in gioco il fattore ball trick, come si dice in inglese, noi diciamo baldrick perché siamo Italiano, un po' come Vov. grezzi, no? Comunque, allora, che succede? Io dico, vabbè, allora diamo a questi giocatori la catapulta, diamo le armi d'assedio. Che si può fare con questa? Allora, io per esempio posso entrare in città, piazzare la catapulta a terra e sparare contro la gente. Nel senso, dare tutta Vuoi dare questa. libertà ai Esatto, giocatori? esatto. Sempre Quindi sarà cercando di creare full PvP? full PvP, no, full loot, No. cioè cercare di fare un gioco casual che però attirasse anche i giocatori vecchio stile, dei GDR vecchio stile. Infatti, per alcune ambientazioni al chiuso mi sono ispirato. La gente dice: ma che cazzo stai dicendo? Mi sono ispirato ad Heretic, ad Hexen, i primi. Io ho 34 anni, quindi insomma, quei giochi ci ho giocato fino alla nausea. Se il progetto andrà bene, con lo sviluppo di altre cose che sono rimaste per ora sulla carta e che svilupperemo, lavori che ho disegnato su carta, che poi vediamo un po', assemblerò nel gioco. Saranno ancora più, diciamo, più ispirati a vecchi giochi, non copiati. Ho cercato di Ispirati. mixare varie ambientazioni, Hexen 2, Hexen, Heretic, Quake, per quanto riguarda le ambientazioni fantasy, perché mi piaceva molto e perché voglio anche che venga catturata l'attenzione di vecchi giocatori, vecchi sia di età magari che come esperienza. Noto che è abbastanza splatter anche come gioco. Sì, perché comunque i giochi vecchi erano un po' così, un po' davano un po' quest'idea di essere esagerati, insomma, no? Poi ho notato che colpendo dei giocatori, cioè le ali blu, si viene flaggati di rosso. Esatto, quello significa che sei un criminale. Sì, come Quindi, Dota, l'ultima online. esatto, quindi appena entri in città vieni fraggato dalle guardie a Sì, ho tua notato volta. poco fa, infatti. Inoltre, il fatto di essere criminale cosa comporta? Allora, mettiamo per esempio che io vado da un personaggio di livello 1 e io sono livello 20. Lo attacco, magari lo ammazzo anche, no? Divento criminale. Questo personaggio di livello 1 dice: ok, abbiamo trovato la fine, cioè nel senso non si può più continuare perché se c'è gente di quel livello che mi fa fuori, ok? Giustamente. Cioè, no, come faccio a giocare come Mortal Online? Allora, che succede? Se c'è un personaggio che ha 10 livelli sopra di te ed è un criminale, se tu apri il libro degli incantesimi c'è scritto Punishment. Comunque sia, sta magia ti butta all'inferno. Cioè, nel senso, entri in una specie di inferno dove ci sono mostri e roba varia. Poi, vabbè, poi ci inventeremo qualcosa. Però, Idea c'è, scusa. queste meccaniche in realtà servono a bilanciare tutto. Cioè, al di là del fatto, cioè io voglio che comunque anche un personaggio appena entrato all'interno del gioco abbia la possibilità di giocare tranquillamente. Come volete gestire il crafting invece? Diciamo che il crafting sarà relativo soltanto al fatto di poter droppare equipaggiamento più potente. Ti faccio un esempio, no? Io ho tanti oggetti che sono di livello basso, no? Li unisco fra di loro e faccio sempre un oggetto un po' più potente. Stessa cosa con, non so,
pergamene, pozioni, roba così. Però sarà molto limitato, cioè nel senso qua non sarà è che... tutto funzionare al combattimento, diciamo. Esatto, sarà più arcade, più casual. Qua ti consiglio di lanciare la magia jump. Sì. Fai come Neo di Matrix. Allora, jump, eccolo qua. Quelli giù sopra. Mi fa piacere che hai capito subito le meccaniche di gioco all'interno. Vuol dire che... intuitivo. C'è anche una magia per pullarli, cioè pusharli, mandarli via. Sì. Se vedi le sferette rosse, prendile, raccomando. Buono per la vita. Senti, hanno curato. Qua gli item sono generati random. Nel senso di uscire veramente la spada che ti dà più 20 in una stat, capito? E in più bisogna specificare che praticamente premendo K si vedono le skill, giusto? Sì, ho notato. Beh. Gli item non sono altro aumentatori di quelle skill. Allora, queste sono le abilità che permettono, sono 8 abilità studiate apposta per permetterti la creazione di qualsiasi tipo di personaggio. Nel senso, vuoi fare quello tipo Assassin's Creed, ti metti Rapidity, ti metti Spring... metti tutte le cose per l'Assassin's Creed, capito? Tu vuoi fare il tank, ti metti la vita, l'endurance, la rigenerazione. Capito. Gli equipaggiamenti non fanno altro che aumentare ulteriormente queste skill. Ti spiego meglio come funziona. Tu vai, quando sali di livello, in realtà hai un punto in più da spendere, che vuoi spendere dagli skill master, che sono quegli omini verdi brutti. Allora, tu vai dallo skill master, spendi il punto abilità, puoi spendere da uno skill master massimo 15 punti abilità in una stat, capito? Sì. Quindi, allora, 15 punti li spendi dallo skill master, cioè se ti vuoi maxare una stat, no? 15 però li devi recuperare dall'equipaggiamento, che significa che, ok, tu ti puoi allenare tantissimo con la spada, giusto? Però se poi la spada fa cacare... hai capito qual è il discorso? Quindi è pensato in questo modo, niente di complesso, diciamo. Gira tutto attorno a queste 8 abilità. Ho notato che hai un teschio sul nome. Ah, premi E. Quello serve quando vuoi targettare qualcuno che sta nella mischia. Vuoi prendere di mira un qualche mago, qualcuno che magari dà più fastidio, quindi va killato subito. Fai così, premi E. Ah, tra l'altro poi le skin cambieranno, eh. Quando si muore si rinasce sempre qui, alla città? Allora, in realtà nei prossimi update, cioè rinasci dove hai settato lo spawn point. Si può settare ovunque, senza limiti? No, devi andare in una taverna. Okay. Lupo per il progetto. Grazie. Ci vediamo in un prossimo video. Perfetto, ciao. Faccio ciao con la manina, guarda. Ciao, Kevin. Ciao. Bene ragazzi, questo è tutto da Addicted to Games, spero che il gioco vi sia piaciuto, vi ricordo che è ancora una prima versione alfa, quindi ci sono molti bug e tanto da implementare ancora, però da quello che ho visto ci sono delle belle idee chiare, quindi speriamo che il progetto proceda nel modo giusto. Bene ragazzi, questo è tutto da Addicted to Games, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e magari condividete il video ai vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!